Presi uno dei taccuini. Era pieno di disegni e di frasi sparse, esercizi di matematica, riflessioni, citazioni di libri a bozzi e di poesie. I quaderni sembravano tutti uguali. Qualche disegno si ripeteva con leggere variazioni, pagina dopo pagina. Mi colpì la figura di un uomo fatto di fiamme. Notai gli schizzi di una grande casa, tutta torrioni e arcate, simile a una cattedrale. Il tratto era sicuro e denotava una certa attitudine al disegno, ma le immagini non erano che bozzetti. Stavo per rimettere a posto l'ultimo quaderno senza neppure guardarlo, quando qualcosa scivolò dalle pagine e cadde sul pavimento. Era una foto in cui compariva la stessa ragazza del ritratto bruciacchiato presa di fronte alla cappelleria. La giovane donna era in un sontuoso giardino, tra le fronde degli alberi si scorgevano i contorni della casa che avevo appena visto nei disegni dell'adolescente Carax. La riconobbi subito, era la torre di El Frare Blanca, nell'avenida del Tibidabo. Mentre l'auto risaliva l'avenida del Tibidabo con tutte quelle case che sembravano cattedrali, a Julian parve di entrare in paradiso. A metà collina l'autista svoltò e varcò il cancello di una delle ville. Non aveva mai immaginato che persone in carne e ossa potessero abitare in un posto così.